Buongiorno a tutti, io sono Sara Rattaro, sono l'autrice di Niente come te, edito da Garzanti. Niente come te è la storia di Francesco e Margherita, che sono un papà e una figlia che non si vedono da circa 10 anni, da quando Margherita, molto piccola, è stata portata dalla mamma danese, appunto in Danimarca, all'insaputa del padre, e questo papà Francesco si ritrova senza la sua bambina, senza una spiegazione e con una forte e come dire molto dura lotta per riuscire a vincere tutte le battaglie legali, per poi scoprire che comunque sia non riuscirà a riabbracciare sua figlia. È una storia tratta da un episodio vero, un episodio di sottrazione internazionale di minori, cose che succedono con una certa frequenza e che dipendono anche dall'aumento delle coppie cosiddette miste, che sicuramente sono foriere di grandi qualità e di grandi arricchimenti per gli incroci culturali e l'arricchimento del bilinguismo, e possono creare i veri e propri figli dell'Europa. Quando le cose non funzionano, come non funzionano ovviamente anche tra concittadini, può succedere che la distanza geografica ponga delle problematiche molto difficili da raccontare. Il romanzo racconta il rincontro di questo padre e questa figlia che non si conoscono, che sono cresciuti, soprattutto lei, lontano, credendo che lui non la volesse, con un'immagine di lui forse sbagliata, e a lui spetterà di vincere la paura per riuscire a ritrovare una normalità, ma soprattutto riuscire a riconquistare la fiducia di una figlia molto lontana, una figlia che paga le conseguenze di uno strappo molto doloroso che gli è stato imposto, e lo faranno attraverso un dialogo sussurrato in cui lui cercherà di riavvicinarsi a lei e lei cercherà di mettere da parte tutte le sue paure e le sue così i suoi timori nei confronti di una vita di una giovane adolescente che sta crescendo, per riuscire ad avvicinarsi a questo papà di cui ovviamente ha infinito bisogno.